Siamo a pezzi. Na, 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 na. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stamattina ve lo dico già, sono arrabbiato, stanco e disgustato. Quindi mettetevi comodi che stamattina ce ne ho per tutti. A parte che non sono neanche andato a dormire perché abbiamo fatto l'addio al celibato, ho fatto direttamente after, non sono neanche andato a casa, non sono neanche andato a casa. Direttamente after, e infatti per quello sono arrabbiato, stanco e disgustato. Pensa come sto vivendo sto derby, pensa proprio l'emozione, proprio incredibile, l'emozione incredibile, ma ne ho per tutti, perché questo che c'è adesso non è il Milan, cioè questo che c'è adesso non è il Milan, non è il mio Milan, ma non è proprio il Milan, una proprietà indegna. Non presente, non c'è, non gliene frega niente, non capisce niente di calcio, non ha valori, o perlomeno i valori che ha sono contrari a quelli che dovrebbero essere i nostri valori. Quindi, proprietà, una merda, si può dire? Si può dire. La dirigenza peggio della proprietà. Gruppo di incapaci, inetti, che non sanno fare niente. Cioè, ma anche lo stesso Fonseca, no? Ma tu l'hai mai sentito parlare? Cioè, ma è impossibile che una persona sana di mente, possa prendere Fonseca come allenatore. Perché anche se tu sai, ti fai l'idea, no? Poi ci dovrai fare un colloquio prima di prenderlo. Ma questo appena parla si capisce che è un cretino. Anche ieri insiste. Anche ieri in conferenza stampa ancora a insistere con le sue minchiate totali. Cioè, come fai a prendere un allenatore del genere? Vuol dire che sei proprio un incapace, totale, totale. Peggio di lui, perché poi lui poi è un altro incapace che neanche ve lo sto a spiegare. Neanche ve lo sto a spiegare. Tanto un uomo veramente senza una dignità, senza dei principi, senza dei valori. Ma mi sembra veramente finto. Sembra veramente che mi prende per il culo. Cioè sembra che veramente mi prende in giro sto qua. No, io ho fiducia, che devo dire la verità, c'è fiducia, una settimana fantastica, ma fantastica di che? Ma fantastica di cosa? Ma io veramente, poi per ultimi i giocatori, quello che se ne va alla Fashion Week, quello che fa di qua, quello che fa di là, nessuno gliene frega niente, ma ragazzi, questo, niente di tutto ciò mi rappresenta. Non mi rappresenta la proprietà, non mi rappresentano i dirigenti, non mi rappresenta l'allenatore, non mi rappresentano nemmeno i giocatori. E alla fine, purtroppo mi dà fastidio ammetterlo e mi fa anche male, non mi rappresentano nemmeno i tifosi. Parlo del tifo organizzato, ovviamente, non voi che mi seguite e che la pensate come me. Non mi rappresentano nemmeno i tifosi. Cioè, la mia più grande delusione oggi è che ho già previsto, siccome sono il veggente, ho già previsto quello che succederà. Allora, intanto vanno, fanno coreografie e cantano. Ma coreografie cantano di che? Cioè, nemmeno l'Inter fa la coreografia. Ormai non siamo neanche loro rivali, di conseguenza non fanno manco la coreografia, tanto cosa gliene frega loro. Noi facciamo la coreografia. Tutta la partita a cantare, magari anche a insultarli. Cioè, questi qua ci guardano con tenerezza. Quello lì che ti canta interista, vaffanculo, cosa ti deve dire l'interista? Ti guarda con tenerezza. Un po' come li abbiamo sempre guardati noi, no? Tutta la vita così. Per me, che arrivo dall'Olimpo, li guardo ancora così, chiariamo. Però, non è che vado a cantargli in faccia quando adesso siamo in mezzo a una strada. Ma la cosa peggiore, che già vi dico cosa succederà. Si canta e si balla, si fa la coreografia, si perde male. Arriviamo a fine partita, due tre cori, come abbiamo fatto con Liverpool. Andate a lavorare, tirate fuori Marumba, eccetera, eccetera, eccetera. Cambio allenatore. Va via questo imbecille, verrà messo un altro imbecille e tutto a posto, e si ricomincia a cantare. Questa
questa è veramente la cosa peggiore che può succedere, ragazzi. Cioè, il senso di fare una contestazione è che devi cambiare qualcosa, che devi lottare per quello che ha, che per quello che vuoi ottenere. Altrimenti cosa serve? Cosa serve? Cioè, la mia paura è questa, che si perde, si gioca male, si cambia allenatore per poi mettere un altro imbecille e non si fa niente. Cioè, tutto questo a me sembra veramente una follia e nessuno fa niente. E pensa se vinciamo o se pareggiamo, se vinciamo, che magari rimane ancora sto imbecille ancora un mese, due mesi, perché poi verrà esonerato comunque. Tu pensa se questi veramente la tirano avanti ancora uno, due mesi con i tifosi che cantano e ballano. Cioè, ragazzi, è questo che proprio ti fa sentire la morte nel cuore, capito? Cioè, non vedo una via d'uscita. Non vedo una via d'uscita. Siamo in un'epoca, in un momento dove si potrebbe fare una contestazione epocale, scrivere la storia della tifoseria, scrivere la storia del Milan, cambiare la storia del Milan, cambiare la storia del Milan per amore. E invece ho la grande paura, e spero di essere smentito da stasera, e non parlo di vincere la partita, avete ben capito. La grande paura è che non c'è una via, siamo in un loop. C'è gente che pensa che arriva a Sarri e abbiamo risolto i problemi. Secondo me è più papabile ancora oggi, ma rimani un mediocre. Quando usciamo da questo loop? Quando usciamo? Quando ci liberate da questo loop? Quando qualcuno inizia a fare qualcosa per uscire da questo loop invece di cantare e ballare? Devi sostenere, si sostiene sempre. Ma chi ve l'ha insegnato queste robe? Ma dove l'avete imparate queste robe? Ma ce l'avete un cervello pensante? Ma io mi domando, la gente ce l'ha un cervello pensante? Ma usatelo, santo Dio, anche con idee contrarie alle mie, ma usatelo. Non fate gli slogan. Oggi vi prendono tutti in giro, tutti, compresi i tuoi fratelli tifosi, che vai a cantare e ballare. Fare il tifoso non vuol dire cantare e ballare. Poi ognuno è libero di fare quello che ritiene opportuno. L'importante è farlo con la propria testa, come ho sempre detto. E a me sembra che qua la testa non la sta usando nessuno, né i giocatori, né l'allenatore, né i dirigenti, né la proprietà. Anzi, forse l'unica che la usa è la proprietà, la testa, però per interessi che non sono quelli che vogliamo noi. Buon derby a tutti, ragazzi, ci sentiamo più tardi. Iscrivetevi al canale, mettete un like. Oggi sto così, ce l'ho per tutti, non c'è un cazzo, ce ne ho per tutti oggi.